senza litigare, eh? Uno per voi, va bene? Va bene. L'ho chiesto prima io. Sì, no, però tutti e due, uno insieme, uno per volta, va bene? Va bene, allora inizio io, va bene? Inizia lui. Ecco, ci troviamo in un bellissimo locale di Roma con un grandissimo personaggio. Mi dai anche il bacino? Sì. Graziano Salvatori, uno degli imitatori del TGX di Magalli. Sì. E come è iniziata? Rivivici un po' le tappe della tua carriera, tu che a questo punto sei diventato uno tra i personaggi più in dello spettacolo italiano in questo momento. No. Sei tra i più, sicuramente sei tra i più famosi, Graziano. Uno tra dai. I più in, mi piacerebbe molto essere come una signorina che mi sta in questo momento guardando, che è la signorina Rinaldi, che mi sta facendo così, come dire, ma chi è in? È ecco, la vogliamo chiamare la signorina Rinaldi? Vieni Nadia, la protagonista di Faccione, il film con Christian De Sica. Eccoci qua. Buonasera signorina Nadia. Come dicevo, io ho iniziato, Nadia, ho iniziato come così a scuola, facendo le imitazioni, facendo sempre il pazzo. Facendo sempre il pazzo in qua, fatti vedere, facendo sempre il pazzo. E poi piano piano ho cominciato a fare gli spettacoli. Poi ho fatto Stasera mi butto, è andata bene, sono andato in finale, su 9 sono arrivato 9, perché arrivare primo sarebbe stato un'inutile dimostrazione. Allora ho detto voglio arrivare ultimo. Poi ho fatto Ricomincio da 2 con Raffaella Carrà, il TGX estivo con Michele Mirabella e poi Ciao Weekend con Giancarlo Magaglia del Parisi. Visto che sei qui Nadia, tu come hai iniziato invece? Io ho iniziato con Proietti, ho fatto 2 anni di scuola di recitazione, poi ho fatto il film di Christian De Sica. E da lì è iniziato tutto. Poi ho fatto Crack, quando eravamo repressi, ho fatto Pronto Soccorso, adesso ho finito di girare anni 90, poi ci sono altre cose in programma. Certo, ci sono, io lo so. Che sai tu? Lo so, buona. So tutto io! Ecco, ritornando a Graziano, diciamo che Graziano Salvatori è tra gli 11 imitatori del TGX di Magalli, è quello meno imitatore. Perché tu dal cabaret sei passato, visto che sei un cabarettista, perché sei passato all'imitazione? Ragazzi, lì volevano gli imitatori. Che tocca fa per magnà in pratica. Sì, però mi diverto a fare anche imitazioni. Mi diverto più a fare il cabaret, però mi diverto anche a fare imitazioni. Ecco, tra le varie imitazioni che fai, qual è il personaggio che più ami? Marusca. Più Marusca. Ecco, come ti sei sentito nei panni di una donna? Bene, stupida. No, benissimo. Il discorso è che Marusca non è neanche un'imitazione, è un personaggio di cabaret creato. Quindi inserendolo nelle imitazioni mi è piaciuto moltissimo, perché è praticamente il mio lavoro, fare del cabaret. Ecco, progetti per il futuro, questa domanda vale sia per te che per Nadia. Progetti per il futuro per me spero molti e positivi. È presto per parlarne. Nadia? Progetti per il futuro, spero di trovare un uomo fuori la parte.